serve lì dentro. C'è qualcosa di molto diverso tra Verona e Firenze a livello anche così architettonico, no? Provate a guardare che cosa potrebbe essere, no? E poi allora siete qui nella terra del Veneto, la terra che ha sempre amato soprattutto nell'arte il colore. Il colore. Questa è la terra del colore, no? È vero che gli impressionisti adoravano il colore. Il primo nostro padre, per ricordarti, no, proprio Rosario, incontra qui in questa terra un artistamento straordinario, no, si chiama Tiziano, quindi si lamentava proprio di Tiziano, soprattutto nella sua ultima fase, che diceva senza nere di contorno, direttamente con il colore. Ma Tiziano era capace di formare le figure utilizzando un solo colore. I personaggi faranno la stessa cosa, no? Perché quando noi guardiamo la gente, quindi siamo nella città di Verona, dove tra l'altro i colori ci aiutano anche ad andare in edifici, ma questi, perché questi sono stati costruiti solo dal 500 in avanti. La parte antica della città è giù di là, no? Ecco, quindi quando a Verona per esempio trovate un edificio striato, quindi bianco e rosso, cui la perizia e poi pietre, significa che è del XII secolo. Se invece tutto fatto di mattoni con i marchi, la mercatura ancora di ordine, significa che adesso è solo il XIV. Quindi questo è un problema. Ora proseguendo però con l'itinerario della Verona classica, andiamo verso quella che era la porta che dava accesso alla città durante le carte romane. Sempre con i marmori della città di Verona, nell'area elegante di Verona, no? Adesso andiamo a trovare la porta.